Buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. Il progetto europeo Emergency Euroregion, il cui obiettivo è quello di migliorare il servizio medico d'urgenza nell'area transfrontaliera ed implementare un protocollo comune di trasporto dei pazienti in pericolo di vita da uno Stato all'altro, è stato portato a termine con successo. È un progetto di cruciale importanza perché grazie ad esso vengono salvate vite umane. È un progetto di cui siamo molto fieri nella regione istriana perché rappresenta una svolta storica nella pratica delle cure di emergenza in Istria. Si tratta dei migliori principi dell'Unione Europea secondo i quali tutti possono accedere all'assistenza sanitaria quando necessario, soprattutto quando abbiamo pazienti in situazioni pericolose per la vita. Siccome è stato dimostrato che questo è il miglior modello per salvare vite umane nell'Istria nord-occidentale, desideriamo che la cooperazione transfrontaliera nella cura dei pazienti di emergenza continui. Pertanto riteniamo che i ministeri responsabili della salute della Croazia e della Slovenia troveranno il modo per creare una rete permanente di istituzioni sanitarie chiave nel campo del servizio medico di emergenza nell'area transfrontaliera. Nell'ambito del progetto sono stati realizzati degli aggiornamenti professionali internazionali nel campo della medicina d'urgenza in tutti gli istituti che partecipano al progetto. È stato acquistato anche un veicolo sanitario destinato ai pazienti dell'Istituto Formativo per la Medicina d'Urgenza. Negli ultimi 10 anni la Regione Istriana e i nostri istituti hanno realizzato molte idee progettuali proprio attraverso il modello di cooperazione transfrontaliera. L'efficacia di questo progetto nel salvare le vite umane è stata provata, perciò non bisogna fermarsi, ha dichiarato Čakić Kuhar. La vicepresidente ha ringraziato tutti i partecipanti al progetto e tutti gli operatori sanitari per gli sforzi estremi impiegati in questi tempi di pandemia. In questa occasione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al progetto e hanno dato il loro immenso contributo nel salvare vite umane. Il progetto è stato realizzato attraverso il programma europeo di cooperazione transfrontaliera Slovenia-Croazia ed è un modo ideale per ideare ed attuare progetti degni di lode come questo, che uniscono il sapere, le esperienze e le esigenze dell'Istria, croata e slovena, ha concluso Čakić Kuhar. Il progetto è finanziato dai fondi europei. Il valore del progetto ammonta a più di 900.000 euro. Il partner principale del progetto è l'Ospedale Generale di Isola, mentre gli altri partner sono l'Ospedale Generale di Pola, l'Istituto Formativo per la Medicina d'Urgenza della Regione Istriana e la Casa della Sanità Isola. Tra i partner associati, il Ministero della Salute della Repubblica di Croazia, l'Istituto Croato per l'Assicurazione Sanitaria, la città di Umago e varie istituzioni slovene. Al fine di ridurre gli effetti dannosi dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana, la città di Rovigno quest'estate ha avviato la bonifica e la chiusura della discarica Lacco Vidotto, che si trova a circa 2 chilometri dalla strada regionale Rovigno Valle. I lavori di chiusura sono stati ultimati la settimana scorsa. Nell'area Lacco Vidotto è prevista la costruzione di impianti per la gestione dei rifiuti, la cui realizzazione è divisa in 7 fasi. L'ultima fase, quella della bonifica e chiusura, che è stata portata a termine la settimana scorsa, prevede la formazione dei corpi di discarica, la mitigazione dei dislivelli e la riorganizzazione dei rifiuti, la realizzazione di un canale attorno al corpo della discarica e di un sistema di degassificazione passiva, la copertura della discarica con un sistema di copertura finale ed infine la sistemazione paesaggistica con la ricoltivazione biologica, ha spiegato il sindaco di Rovigno, Marco Paliaga. Dopo la bonifica della discarica, una particolare attenzione verrà dedicata allo strato finale della copertura, agli abbassamenti, all'acqua, ai gas e alle aree verdi. La discarica Lacco Vidotto si utilizzava dal 2001, ma con l'apertura del Centro regionale per la gestione dei rifiuti Castiun è cessato lo smaltimento della discarica e tutti i rifiuti comunali misti adesso vengono trasportati appunto a Castiun. Lo spazio attuale della discarica è conforme alla destinazione dello spazio in base alla documentazione metodico-ambientale. Con la chiusura della discarica questo spazio diventerà un'area verde e contribuirà alla rivitalizzazione dello spazio con la diminuzione dell'impatto negativo sull'ambiente. Il progetto di bonifica fa parte del piano di gestione dei rifiuti della città di Rovigno per il periodo 2017-2022, che tra l'altro ha come obiettivo lo smaltimento responsabile ed efficace dei rifiuti e la conformazione agli standard dell'Unione Europea nell'ambito della tutela dell'ambiente.
saranno diminuite così le influenze negative sull'ambiente e sulle risorse naturali, specialmente l'inquinamento di acque superficiali, sotterranee, suolo e aria, compreso l'effetto serra. Saranno diminuiti anche i rischi per la salute che potrebbero venir causati dalla discarica dei rifiuti e dalla durata di conservazione dei rifiuti, sottolineano i rappresentanti della città. I lavori sono stati eseguiti dalle ditte Costac e Opera Group. Il progetto è stato cofinanziato dai fondi dell'Unione Europea con l'importo di più di 5 milioni di cune. Con questo progetto la città di Rovigno continua sulla strada della gestione sostenibile, impegnandosi a salvaguardare e tutelare l'ambiente, dichiarano i vertici rovignesi. L'ente per il turismo della città di Cittanova sta preparando la documentazione necessaria per presentare la domanda per il bando di concorso del gruppo di azione costiera Pinna Nobilis. Si tratta di fondi per attività con lo scopo di sensibilizzare il pubblico al maggior consumo di pesce e di altri prodotti ittici nell'ambito della strategia dello sviluppo locale per la pesca. Il bando del gruppo di azione costiera Pinna Nobilis prevede il supporto fino a 50.000 euro e l'ente per il turismo della città di Cittanova ha lo scopo di ricevere questi fondi, ha pubblicato in questi giorni un sondaggio con il quale vuole conoscere quanto spesso i cittadini di Cittanova mangiano il pesce e altri prodotti del mare. Perché lo mangiano, ma anche perché no, forse, perché ci sono purtroppo tante persone che non lo mangiano abbastanza. Che cosa, magari quali sono i motivi per cui non si mangia o si mangia più o meno il pesce e cosa fare magari per contribuire al più frequente consumo domestico del pesce e quali sarebbero magari anche le attività interessanti per conoscere magari per preparare il pesce. Per esempio c'è stato un sondaggio nazionale che ha mostrato che in Croazia si mangia la metà del pesce rispetto alla media dell'Unione Europea. Forse qui in Istria e in litorale la situazione è leggermente migliore, però non abbastanza. L'ente per il turismo della città di Cittanova sta realizzando questa attività per dare più importanza a questo cibo molto pregiato. C'è naturalmente anche qui in Istria una lunga tradizione di pesca e con tanti ristoranti che offrono veramente tanti tipi di pesce, tante ricette buonissime e per questo bisogna proprio anche i nostri ospiti ma anche noi cittadini bisogna mangiare questo che abbiamo, questa nostra tradizione e questo che abbiamo nel nostro mare. In questo modo possiamo dimostrare tutti insieme, anche noi come cittadini, che ci piace mangiare sano, proprio anche i cibi fatti in casa e che ne siamo orgogliosi e perché anche non mostrarlo ai nostri turisti e tutti quelli che vengono a Cittanova. Insieme ai partner inclusi nel progetto, cioè la comunità degli italiani della città di Cittanova e la biblioteca comunale, l'ente per il turismo della città di Cittanova sta preparando il piano delle attività del progetto. Per ora non possiamo svelarvi proprio esattamente cosa prepareremo, comunque ci sarà proprio il nostro obiettivo è dimostrare diversi modi di preparazione del pesce e altri prodotti del mare. Che vogliamo anche dimostrare che non tutti i pesci, non tutti i tipi di pesce sono costosi, sono cari e comunicare anche con i bambini e i loro genitori le attività educative per proprio godere dei sapori e dei molti benefici del nostro cibo locale, proprio ecco, dal nostro pesce che i pescatori pescano ogni giorno. Ci auguriamo che la commissione del bando riconosca il valore del nostro progetto, che prevede inoltre la pubblicazione dei totem informativi digitali con informazioni sulla tradizione della pesca. Il Museo Etnografico dell'Istria ha ospitato una promozione della fotomonografia intitolata Život Damo, Istru Nedamo. Questo libro è il risultato di molti anni di ricerca sul campo degli scritti sui muri in tutta l'Istria, creati alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Ancora oggi, viaggiando per l'Istria, si possono vedere frammenti sbiaditi di resti di parole descritte in caratteri rosso scuro, più raramente in nero, che si trovano sulle vecchie case, soprattutto su quelle le cui facciate non sono state rinnovate. I graffiti dei quali parliamo da decenni avevano un significato di segni che stavano scomparendo e già questo fatto ci suggeriva che meritavano di essere salvaguardati. Lo spazio ha un carattere dinamico che cambia velocemente e tenendo conto di questo l'archeologo Robert Matijašić ha documentato con la fotografia molte parole scritte delle quali alcune non esistono più. Un'interpretazione storica e culturale più dettagliata ci viene data dall'analisi della giovane etnologa Nicolina Rusac, dallo storico Ivan Smoljan e dal culturologo Erik Ušić. Questa fotomonografia tratta le scritte murali prodotte nel periodo post-bellico, più o meno nel febbraio e marzo del 1946, quando in Istria è arrivata la commissione interalleata per decidere o proporre delle soluzioni per il nuovo confine tra la Jugoslavia e l'Italia. Il libro è stato... I testi sono stati scritti e le fotografie sono state prese da Ivan Smoljan, Nicolina Rusac, Robert Matijašić e da me. Il libro è testualmente diviso in due parti. Nella parte storica, dove Nicolina e Ivan hanno scritto un'introduzione storica e contestualizzato le scritte murali che si trovano in giro per l'Istria, io ho dato un'interpretazione più diciamo semiotica e visual-antropologica, e l'altra parte del libro è formata da fotografie in colore delle scritte murali che sono sopravvissute fino ad oggi. Secondo Ušić, vedere lo stato delle scritte murali era la cosa più interessante durante la ricerca. La maggioranza delle scritte sono leggibili praticamente nella loro totalità, quindi i vari contenuti, i modi di scrivere e anche i vari modi di interpretare i discorsi ideologici del periodo. A coloro che avranno l'opportunità di leggere questo libro, Ušić suggerisce di guardarsi intorno per cercare di vedere le varie tracce storiche in quanto... Spesso vengono non solo dimenticate, ma non si vedono neanche, diciamo. Passiamo per le nostre città, per i nostri paesi senza guardare troppo attorno perché è tutto familiare, mentre quando si guarda un po' più attentamente allora si vede anche, diciamo, si vedono tracce come queste, che almeno per me è stato così, no? Le vedevo prima ma non sapevo il loro significato nel contesto di quando sono state prodotte. La conoscenza dei graffiti va a colmare la comprensione di un periodo complesso e dinamico post-bellico in Istria. I graffiti rimasti, in breve, fanno riscoprire i punti d'incontro delle piccole e grandi storie, delle ideologie e della quotidianità del sistema e della soggettività. Nel periodo post-bellico, i graffiti rappresentavano un'espressione coerente di posizioni ed atteggiamenti politici, mentre oggi rappresentano note di disperse e frammentarie di un ricordo sociale, scrive Ušić nella fotomonografia. A Parenzo è stato presentato il progetto Fontes Istriae Medievalis, sponsorizzato dalla regione istriana e realizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria. Si tratta di un progetto molto valido che ci aiuterà a capire la nostra storia in un modo assolutamente unico in Croazia. Il progetto Fontes Istriae Medievalis è sotto la guida di Neven Budak, il professore ordinario di storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria, mentre l'ideatore e principale collaboratore esperto del progetto è Josip Banić, dottorando in studi medievali presso l'Università dell'Europa Centrale a Vienna. Il progetto rivitalizza una componente chiave della storiografia istriana, la pubblicazione di fonti scritte per la storia medievale dell'Istria. Durante il primo anno in cui si è portato avanti il progetto, si è creato il sito web fontesistrie.eu, collegato ad un database in cui sono state inserite edizioni critiche di fonti storiche dell'Istria medievale. Attualmente nel database sono inserite 80 fonti e l'inizio dei primi due volumi su un totale di 6 che vanno dal VI secolo all'anno 1000.
1077 è previsto per la fine del 2021. Sul sito web è inoltre possibile trovare edizioni digitali di statuti medievali redatti dalla critica dei comuni istriani, emanati come parte della serie di statuti Colana, una bibliografia delle principali pubblicazioni scientifiche sul Medioevo istriano e una mappa storica interattiva. Il progetto Fontes Istria Medievalis è un progetto davvero valevole. Io vorrei ringraziare prima di tutto la Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria e poi anche specialmente il signor Josip Banic che ha iniziato tutta questa storia, perché oggi chi non è digitalizzato praticamente non esiste. La digitalizzazione per noi è un modo di mostrarsi, di mandare le nostre idee nel mondo, e io spero che, come siamo di nuovo primi nella Croazia con questo progetto, che in un certo modo tutti quelli che sono amanti della storia e anche professionisti della storia istriana saranno contenti di questo progetto. Nel progetto ci sono documenti medievali istriani che verranno tradotti in croato, in inglese e in italiano, disponibili a tutti gli amanti di storia medievale dell'Istria. È uscito il nuovo calendario della Comunità degli Italiani di Pola. Il tema di quest'anno, le mule polesane. Le mule polesane, donne che hanno scritto la storia della città di Pola con gesti piccoli, quasi impercettibili, eppure talmente significativi da far parte della memoria collettiva della città. Perché tutti quelli che vivono a Pola ricordano bene queste donne. Riconoscono nelle foto la loro maestra d'asilo, la propria fidanzatina che ogni giorno passava in bici sotto l'arena, oppure quella bellissima ragazza che ogni sabato ballava il swing, la propria vicina di casa che faceva i dolci più buoni del mondo, oppure quell'infermiera pediatrica che è stata a fianco ai bambini anche nei momenti più difficili. Le mule polesane di cui andiamo fieri. Perché le donne? Perché in tutti questi anni non abbiamo mai toccato questo tema. E perché nel momento della raccolta delle foto che avevamo chiesto ai nostri soci ed amici di inviarci per la pubblicazione dell'albo dei ricordi polesani, che uscirà tra breve, ma aspettiamo che la situazione si normalizzi per poter fare una presentazione come Dio comanda qua in sede, come lo facciamo sempre, abbiamo notato che ci sono moltissime immagini e fotografie di donne bambine, donne adulte, donne lavoratrici, e di conseguenza abbiamo deciso di proporle nel nostro calendario. Un grazie particolare alla signora Novella Bacic che ci ha concesso la fotografia per la copertina del calendario, che è molto bella, lei in moto, e andremo a sfogliare il calendario del 21 con le immagini di donne emancipate, di donne lavoratrici, di mamme, di scolaresche e di donne bambine e quant'altro. Il calendario è in versione retro, con le foto in bianco e nero scattate negli anni 40, 50 e 60 del secolo scorso. A selezionare le immagini è stato Alessandro Lakosheliac-Ukmar, che ha scelto immagini di donne comuni. Proprio per dare spazio a tutte quelle donne che silenziosamente accompagnano le nostre vite, che sono le nostre nonne, le nostre mamme, le nostre zie, che siamo noi tutti quanti. Ed ecco, per questo non ci sono nomi, non ci sono cognomi, non ci sono aneddoti, ma ci sono solo, tra virgolette, immagini bellissime che andranno a ricordare forse anche qualcuno che non c'è più, però in ogni caso un calendario molto bello che sicuramente andrà ad arricchire le cucine, le case, i muri dei nostri polesani. Coglierei l'occasione per fare i nostri migliori auguri a tutti i nostri soci, a tutte le polesane soprattutto, ma anche non togliamo i diritti degli uomini, a tutti i polesani, a nome della comunità degli italiani, della giunta esecutiva, a nome del presidente dell'assemblea Daniele Cummer, a nome mio personale, un grande augurio per un 21 molto più bello e molto più tranquillo di quello che è stato il 2020. Cogliamo pure l'occasione di invitare i nostri soci a pagare il canone del 2020 e, se lo desiderano, pure quello del 2021, venendo a prendersi il calendario. Non dimenticate di portare la vostra tessera, così a parte la ricevuta si avrà anche il timbro di conferma del pagamento della quota annua per di soci per la nostra comunità.
È uscito anche il nuovo numero dell'annuario El Portego, voce ufficiale della comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano. Nell'annuario troviamo tantissime attività dell'associazione svoltesi l'anno scorso. Anche in un anno del tutto diverso, come è stato il 2020, la comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano ha attivato tutti gli sforzi per portare alla luce il nuovo Portego. Come ogni anno ci sono i temi tradizionali, no? Perché il nostro annuale ormai segue una struttura tradizionale. Le prime pagine infatti sono dedicate a temi di attualità, ovvero dei momenti importanti che sono legati alla comunità degli italiani e al paese in generale. Poi si passa al capitolo dedicato alla storia e alla toponomastica del paese, per poi arrivare a un capitolo molto ampio che parla di Gallesano nei ricordi di un tempo. E questo è quel capitolo che praticamente è formato da quegli articoli che sono nati dalle memorie dei nostri compaesani. A metà Portego troviamo il punto che diciamo il punto più atteso, no? Anche dalla gente, ovvero l'album fotografico, che di solito è praticamente formato da foto d'archivio, che sono molto, molto amate, no? dai nostri compaesani. E poi si arriva al punto dedicato ai più piccoli, ovvero a varie poesie, compitini scritti dagli alunni della scuola elementare di Gallesano, ormai una collaborazione tradizionale ed un punto che non può mancare. E si passa poi alla narrativa, anche qui racconti legati ad un tempo, al passato, e sono scritti anche in dialetto gallesanese. Verso la fine dell'annuario El Portego si trovano poesie e interessanti curiosità, e quest'anno pure una novità. L'ultima pagina è dedicata a un cruciverba, ecco, quest'anno abbiamo deciso così di concludere con un qualcosa di nuovo, ovvero un cruciverba che è dedicato a delle parole, dei termini che il lettore trova all'interno dell'annuale e poi si diverte completando questo cruciverba. Generalmente l'annuario viene presentato in occasione dei festeggiamenti dei patroni di Gallesano, i Santi Pietro e Paolo. Quest'anno, vista la pandemia, ciò non è stato possibile. Tutti hanno compreso il motivo per cui è scivolato così in avanti la presentazione, però effettivamente averlo in mano è stata una soddisfazione. Se mi permette anche un'altra cosa, vorrei ringraziare il gruppo letterario, perché quest'anno ogni anno fa un grande lavoro, però quest'anno assolutamente hanno dovuto rimboccarsi le maniche e così cercare di concludere è stato faticoso. Ed è tutto per questa settimana, grazie per averci seguito, ci vediamo domenica prossima come sempre alle 19:35. Buona serata.